Ciao a tutti, bentornati sul canale Amo gli italiani. Lorenzo Tano ha svuotato il sacco e ha fatto un'inaspettata confessione, ecco cosa ha detto sulla sua vita sentimentale. Il figlio di Rocco Siffredi è sicuramente uno dei personaggi più amati di questa edizione di Ballando con le Stelle. Questo talent show, condotto come sempre da Milly Carlucci, gli ha inoltre permesso di incontrare la danzatrice Lucrezia Lando, con cui è in coppia sia sulla pista da ballo che nella vita. I due hanno infatti iniziato una storia d'amore proprio sotto gli occhi dei telespettatori, e di recente lui ha anche ammesso di essersi trasferito a casa di lei. Sta circolando adesso in rete una confessione fatta dallo stesso Lorenzo, che ha svelato qualcosa in più sulla sua vita privata. Lorenzo Tano dichiara di aver chiuso cosa è successo appunto nel corso di un'intervista rilasciata per il settimanale Chi. Tano ha parlato della sua vita lavorativa e privata. Ha infatti svelato qualche curiosità sulla sua partecipazione al talent Ballando con le Stelle, che gli ha dato la possibilità di cimentarsi per la prima volta nell'arte della danza. Le sue performance vengono sempre apprezzate dal pubblico, soprattutto grazie alla complicità e alla sintonia che si è creata con la sua partner Lucrezia Lando. Con lei ha infatti una relazione, iniziata proprio durante le prove di Ballando, e questa loro storia è stata super apprezzata dai telespettatori. Lui stesso ha inoltre raccontato di essere un ballerino negato, svelando anche che ce la sta mettendo tutta grazie all'aiuto della Lando. A proposito di lei, il loro legame amoroso è nato proprio sotto le luci dei riflettori e continua alla grande. Durante l'intervista, gli è stato allora chiesto qualcosa in più sulla sua ex fidanzata, con cui è stato per ben 12 anni. Che possa intervenire per gelosia di Lucrezia. Ha detto lui, no, sicuramente no. Abbiamo chiuso i rapporti completamente. Non credo ci sia alcun problema a riguardo. Il suo rapporto con la Lando va quindi sempre più a gonfie vele, e questa chimica nata tra di loro viene spesso trasportata anche sulla pista da ballo. Accanto a lui, c'è inoltre sempre il papà Rocco Siffredi, con cui collabora per la sua casa di produzione. Sanno di avere addosso un'etichetta o dei pensieri da parte degli altri, ha confessato lui parlando degli attori o delle attrici che lavorano con suo padre, alla fine considerano normali il loro lavoro. Io ci sono cresciuto, accettandolo con tranquillità. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.